Quando scoppiò la prima guerra mondiale, era l'estate del 1914, i comandi degli eserciti contrapposti erano convinti che la guerra sarebbe finita presto, perché ciascuno era sicuro di poter battere facilmente l'avversario, aveva la strategia giusta per batterlo. Invece le cose non andarono così come sapete, no? La guerra durò più di 4 anni. I fatti che vi racconto avvennero la notte della vigilia di Natale, lungo la linea del fronte occidentale. Il fronte occidentale, come sapete, divideva in due il continente europeo. Partiva dal Mar del Nord e tagliava giù il confine tra Francia, Belgio, Germania, Impero Austro-Ungarico, si fermava al confine con la Svizzera. Bene, quella notte successe qualcosa di molto strano. Era la notte della vigilia di Natale, era il primo Natale di guerra. I fatti che vi racconto sono testimoniati in particolare da un giovane soldato scozzese che si chiama Graham Williams. Aveva 18 anni, che la notte della vigilia di Natale era di sentinella lungo la linea del fronte in un piccolo paese del Belgio che si chiama Plumster. Nei giorni precedenti aveva piovuto molto, c'era fango dappertutto, i soldati avevano le gambe, affondavano nel fango, con le gambe, nelle trincee, si muovevano a stento. Però quella notte non pioveva, faceva molto freddo, ma non pioveva e il cielo anzi si era spalancato, era un mantello di stelle, enorme. Tutti i soldati, da una parte e dall'altra della linea del fronte, erano con il naso lì in su e guardavano questo spettacolo, sui loro volti. Si poteva leggere la malinconia, la nostalgia di casa, erano tutti ragazzi, i Natali precedenti li avevano fatti in famiglia e quell'anno invece quel Natale erano lì. E tutti un po' spaventati dalla guerra, c'erano già state centinaia di migliaia di morti, loro erano già familiari con la morte, morte di amici, di compagni, di commilitoni, con la paura, con il naso all'insù. Graham Williams, come tutte le sentinelle del fronte occidentale, erano molto attenti al nemico, da una parte e dall'altra, perché si temeva che approfittando del Natale, di una specie di tregua dell'anima, no? Il nemico tentasse una sortita. E quindi lui era attento con il fucile puntato e guardava, si vedeva bene perché il cielo era limpido, c'erano queste stelle, non c'era nebbia. Improvvisamente vede lì davanti a lui, davanti a sé, dei movimenti strani, vede come degli alberelli che spuntano da sottoterra con delle luci illuminate e fa ancora più attenzione perché ecco, questo è il momento in cui stanno per far scattare una trappola, è un attacco a sorpresa, invece no. Sente un canto, una voce maschile che intona un canto. Graham Williams è stupefatto, ma tutti sono meravigliati perché non si aspettano un canto del genere dai nemici tedeschi che considerano barbari. Però quel canto li ha presi, quel motivo che all'epoca non conoscevano, li ha catturati e quindi tacciono. Non intervengono, non fanno rumore, non sparano in aria, non danno fastidio, tacciono, ascoltano. E alla fine applaudono. E si mettono a cantare a loro volta un loro canto tradizionale. I soldati tedeschi ascoltano in silenzio e anche loro alla fine applaudono e poi si mettono a cantare di nuovo un nuovo canto tradizionale tedesco del Natale. O Tannenbaum, o Tannenbaum, die grünen Blätter. Ancora una volta gli inglesi ascoltano, applaudono e cantano e per un po' di tempo gli inglesi e tedeschi, invece che scambiarsi pallottole, si scambiano canti e applausi. Poi c'è un ennesimo canto dei tedeschi in latino.
inglesi, ehi, ma quelli cantano una nostra canzone, loro la conoscevano, ma in inglese, e rispondono a coro, joyful and triumphant, venite, venite, tu Bethlehem. Gran Williams scriverà alla sua famiglia, caro papà, cara mamma, io questa notte ho assistito a uno spettacolo davvero eccezionale, due eserciti nemici che cantavano lo stesso canto nel bel mezzo di una guerra. E questo gioco di canti e applausi va avanti a lungo, fin quando dalla trincea tedesca, ancora una volta sono loro, si leva una pezza bianca, uno straccio, è una bandiera bianca, e si sente una voce che urla British soldier, we a shot, you a shot, soldati inglesi, noi non spariamo, voi non sparate. E dalla parte degli inglesi, prima che tutti gli altri si rendano conto di quello che sta succedendo, un'altra voce risuona e risponde subito, yes! Ok! E i due uomini spuntano con le teste dai parapetti delle trincee. In questi casi si rischiava la morte perché i cecchini sparavano a vista, appena vedevano qualcosa che si muoveva, ma nessuno spara. E allora questi due uomini, ringalluzziti per essere sopravvissuti, saltano fuori dai parapetti delle trincee e di corsa si vanno l'uno verso l'altro. Qualcuno vuole trattenerli, ma non c'è niente da fare. Corrono e hanno le mani aperte per far vedere che non sono armati e si sorridono da lontano. E quando sono vicini, i commilitoni che sono rimasti fermi, bloccati nelle trincee, li vedono che si mettono a chiacchierare. Poi si danno la mano, poi cominciano a ridere, a sganassarsi dalle risate. Infine si danno pacche sulle spalle e si girano verso i commilitoni e urlano «Come on! Come on! Dai! Dai! Venite!» E allora viene il prodigio, quello che davvero non ti puoi aspettare in una guerra, perché i due eserciti nemici escono allo scoperto. E non per un attacco alla baionetta come avevano fatto nei giorni precedenti, no, no, ma per fare il Natale insieme. I fatti che vi ho raccontato in particolare sono testimoniati per Plugster da Gran Williams, ma non sono avvenuti solo in quel piccolo paesino del Belgio. La notte della vigilia di Natale del 1914, almeno 100.000 soldati sono usciti allo scoperto lungo tutta la linea del fronte occidentale per fare il Natale insieme. È un fenomeno stranissimo. Gli storici non se ne sono mai occupati di questa cosa, non l'abbiamo studiata a scuola, no? Solo recentemente, da qualche anno, ci sono storici americani, inglesi, qualche francese, poi hanno fatto un film anche, poi una fabbrica di cioccolato inglese l'ha usata come reclamo, poi c'è una canzone di Paul McCartney, insomma la cosa è cresciuta per raccontare questa vicenda assurda. Durante la guerra il Natale insieme, una tregua pazzesca. E cosa si fa a Natale? Noi cosa facciamo a Natale? Se siamo religiosi andiamo a messa, no? E l'hanno fatto. I cattolici insieme a cattolici, nemici di cinesi. I protestanti accanto ai protestanti. Con il sacerdote, con il pastore protestante. E dopo la messa, quello che facciamo noi. Mangiamo. Il cenone o il pranzo di Natale. Diedero mandato ai cuochi di saccheggiare le dispense, perché quello doveva essere il pranzo di Natale più indimenticabile della loro, sia pur breve, vita. E forse della prossima morte che toccava loro. E alcuni di loro, con i fucili con cui il giorno prima si sparavano, andarono a caccia di animali selvatici nelle foreste che erano accanto alle trincee. Sapete, conigli selvatici, lepri, cinghiali. C'è un punto della linea del fronte dove una testimonianza dice che c'è un maiale che chissà come aveva deciso di razzolare proprio là sulla terra di nessuno. Beh, lo prendono. E diventa il gran pranzo di Natale dei nemici in festa. E mangiarono, e bevvero, ma bevvero tanto, tutto quello che c'era da bere, vino, whisky, gin, acquaviti, grappa. E quando si beve, lo sapete bene, no? Che succede? Si diventa un po' allegri. E quindi cominciarono a cantare, a ballare e a raccontarsi le loro storie. Alcuni di loro conoscevano dei tedeschi, conoscevano l'inglese, molti. Perché prima che scoppiasse la guerra lavoravano in Inghilterra ed erano stati chiamati proprio per la guerra, quindi parlavano correntemente la lingua del nemico e c'erano anche inglesi che conoscevano la lingua di Goethe e quindi cambiarono le loro storie, scoprirono che avevano storie condivisibili, erano fratelli più che nemici. C'erano alcuni che portavano con sé gelosamente custodito nelle tasche, nei portafogli, le foto
di casa, no? La mamma, il papà, la fidanzata, un figlio, e poi c'erano alcuni che avevano la macchina fotografica, le prime macchine fotografiche al fronte. Se voi cercate su internet tregua di Natale, trovate queste fotografie stupefacenti, perché i nemici sono vicini l'uno all'altro come dei vecchi amici che stanno facendo una gita. E la festa dunque andò avanti a lungo. Pensate, gli inglesi si erano portati i palloni da casa, li tenevano nascosti nelle trincee. A un certo punto sfidano i tedeschi, oh, vediamo chi vince, dai, vediamo. Ecco, e quindi le nazioni in guerra divennero le nazionali del primo torneo di calcio europeo. Pensate, Michel Platini, prima che cadesse nei suoi guai giudiziari, quando era presidente della UEFA, un paio d'anni fa, è andato a inaugurare in un paesino del Belgio che si chiama Ypres, un museo dedicato a queste straunate partite di calcio. E quindi la festa andò avanti a lungo, si continuò a mangiare, a bere, a raccontare, a cantare, a ballare, si fece sera. Allora gli inglesi, un po' preoccupati, si avvicinarono in delegazione ai tedeschi. Sentite un po', ma domani è Boxing Day, Santo Stefano. Sì, noi lo chiamiamo Boxing Day. Beh, vedete, per noi è importante quanto il Natale. Non so, che dite? Mica, no, vogliamo continuare. E i tedeschi, no, come no, certo, continuiamo. Allora, la tregua, continua. 26, 27, 28, 29, sull'onda dell'entusiasmo si arriva alla vigilia, al 30, l'antivigilia, oh, arriva Capodanno, e che fa, ci spariamo il primo dell'anno, porta male, dai, porta iello per tutto l'anno, no, non è il caso, no, allora dai, tregua, il 2, il 3, il 4. Una pallottola nella calza, dai. E la tregua continuò, il 5, il 6, il 7, l'8. Oh! La tregua andò avanti in alcuni luoghi della linea del fronte fino a metà mese, fino alla fine del mese. I comandi nel frattempo erano stati avvertiti di questa tregua non autorizzata, e allora diedero ordine agli ufficiali inferiori, ai sottufficiali, quelli che sono con la truppa, di dire ai soldati che la guerra doveva riprendere, altrimenti per loro c'era la corte marziale, sicuramente la condanna per codardia, cioè fucilazione alla schiena. La guerra doveva riprendere, e la guerra riprese, e i nemici tornarono nemici, e ripresero a spararsi, a uccidersi.